capacità di allungamento, ragazzi, comunque ce l'aveva, eh. Cioè, se vedete, vedi, vedi. Cioè, in realtà non era così male. Ancora una volta, ciao ragazzi, e ben ritornoschio su Lion Lab. Oggi giornata da occhiali protettivi, perché andiamo a testare i pupazzi allungabili. Abbiamo pupazzo allungabile misero, ve lo faccio vedere bene, da 5 euro, ragazzi. Superman Scrauso, Super Januario è questo qua, da 5 euro. Poi, pupazzo allungabile inapribile, eccolo, aspetta, madonna, meno male che abbiamo i guanti. Da 50, no, forse questo qui era tipo 15-20 euro, questo qui. Che questo, tra l'altro, nella mia infanzia io ce l'avevo uno così, molto bello, ci sono molto affezionato, spero che performi molto bene anche lui. E infine, pupazzo allungabile da 50 euro, questo bel binga bunga qui, che ci piace a tutti, verde, Hulk, 50 euro. Ma attenzione, perché c'è la guest star, questi occhiali si stanno appannando come un incredibile, ma poi li rimettiamo. Lui, pupazzo allungabile mago, perché Anna le ha messo il cappello da mago, da 500 euro. Lui è un pupazzo di quelli che si usano per pratica di pugilato, no? Di arti marziali. Ed è morbido, quindi può essere considerato anche lui un pupazzo allungabile. Come testeremo la bontà di questi dispositivi? Ovviamente video eseguito in sicurezza, in ambiente controllato. È un esperimento dimostrativo per assaggiare la qualità di questi giocattoli allungabili. Ovviamente abbiamo mini motosega, utilizzata in sicurezza naturalmente. Non ripetete nessuna delle azioni che vedrete effettuate in questo video. Non provateci nemmeno, ragazzi, guardatevi il video, ma non cercate di replicare assolutamente nessuna di queste cose. Guardatevelo e basta. E poi ovviamente abbiamo anche le nostre solite armi da soft air. YouTube non sono armi reali, queste qui sono armi di libera vendita da soft air, sparano pallini di plastica. Ovviamente anche queste, ragazzi, se ne avete, state attenti, perché comunque possono fare male. Bisogna sempre avere gli occhiali protettivi per non rischiare. Allora, la prima prova che direi di fare, direi di... Ah, poi ovviamente abbiamo anche questo. Cioè, tu devi guardare. Io ho... Allora, se tu non guardi nella telecamera e inizi a guardarti tutta la camera perché ti distrai, perché cerchi le farfalle, cosa succede? Che la telecamera, capito come fa? Come le bisce. Devi guardare bene. Hai capito o no? Adesso, porca miseria, adesso io ti prendo i tuoi peluche e li allungo. L'ho inquadrato prima che lo prendessi te. Ma cosa? Ma chi? L'uovo? Ma non è vero. L'uovo Lionico! Lo trovate in tutti i migliori supermercati. Quest'anno è il più bello di sempre. Tripla sorpresa. Mascherina fuori e dentro nella pancia dell'uovo. Altre due sorprese, ragazzi. Non potete perdervelo. Abbiamo anche il tagliere, perché secondo me dobbiamo iniziare cattivi oggi. Allora, primo test che dobbiamo fare è il test di allungamento, secondo me, comunque. Quindi lo... blocchiamo, lo blocchiamo nella nostra morsa, sì, brava, spostati pure quello che ti serve, così, e poi dobbiamo provare a tirare, poverino, sembra, sono sicuro che sta un po' piangendo perché vede la morsa stringersi intorno al suo petto da Superman, ah, da 5 euro, questo qua non ho grandi aspettative, infatti abbiamo i guanti, non sia mai che si spacca e dentro c'è qualche schifezza, qualche acqua sudicia, mamma mia, ok, tiro, tiriamo. Allora, tiriamo. Ehi, è andato. Già finito, è morto. Finito. Fine del... Beh, 5 euro, che cosa ci potevamo aspettare? Ha perso il mantello. Ha perso la testa e ha perso il mantello. Capacità di allungamento, ragazzi, comunque ce l'aveva, eh. Cioè, se vedete, vedi, vedi. Cioè, in realtà non era così male. Si spacca, ma non era male. Capacità di ripresa dell'allungamento... poteva essere migliore, ecco. Poteva essere migliore. Sì, decisamente poteva essere migliore. Direi di passare al test di taglio, perché giustamente questo genere di cose deve essere anche resistente a quello, eh. Eh sì, inquadralo, la gamba. Superman. Gommoso. Molto gommoso. Ok. Allora, dentro ha... oddio, che schifo. Questo gel, vedete? Plasticoso. Che è la classica schifezza che mettono dentro questi pupazzi allungabili. Penso sia normale, non va toccato, non vanno tagliati, non vanno rotti, quindi non lo fate a casa. Prendiamo tutto. Direi che questo qui non ha passato granché l'esame, questo qui, poverino. Ma abbiamo grandi speranze a riguardo di lui, con il quale partiamo subito con l'allungamento, secondo me. Che questo performa, che è una meraviglia, guarda, Guarda un po', guarda come ti riprende, guarda come ti riprende subito la sua dimensione. Questo è quello che vogliamo vedere da un pupazzo allungabile. Come si deve, guarda che bravo che è stato, eh?
Proviamo a facilitare l'allungamento. Anche questo, ragazzi, da non replicare assolutamente a casa. Abbiamo una fiamma ossidrica, la accendiamo, lo scaldiamo. Perché, voi direte? Perché vediamo la sua resistenza all'allungamento termico. Ok? Con guanti, naturalmente. Lungattina. Tra l'altro, curioso, se vedi, allunga anche un po' di più, però, ovviamente, per il calore, no? Che scioglie un po' la plastica. Ma se vedi, guarda, gli abbiamo creato... Cos'è questo? Un livido? Cos'è che gli è successo? Gli abbiamo fatto male. Una macchia. C'ha una macchia, non ho capito. Guarda, mi sa che gliel'abbiamo fatto noi tirandolo troppo. L'abbiamo allungato, povera creatura. Però, resiste. Questo è buono, questo da 20 euro resiste benissimo. Direi di fare l'ultima prova scaricandogli addosso qualche munizione delle nostre pistole soft air. Lo mettiamo qui, fissato, alla bene meglio ovviamente. E vediamo se ha resistenza ad accogliere le botte. Mi raccomando, Anna, occhiali protettivi qui, super... oddio, in faccia, ok, vado. Ok. Guarda, una pioggia di proiettili. Soft air, ovviamente. Secondo me, guarda, si vede anche dove l'hanno colpito. È leggermente qui nella mutanda pure. Leggermente incricato, ma resiste benissimo. Questo qui da 20 euro è super consigliabile, molto buono, resistentissimo. Quello che uno ci vuole fare, ovviamente, lo devi tirare, ci devi giocare. Tira bene, si riprende, è in gamba. Lo togliamo però. E passiamo a lui. Questo qua, tra l'altro, se lo avrete visto sicuramente, è uno di quelli che fanno cadere dall'alto, no? Tipo, un po' più forte magari, tipo... Esatto. E lui si deforma. Vedete? È buffo. È molto bello questo. Vediamo se è resistente, però. Vediamo se è resistente. Primo test che dobbiamo fare a lui, direi di metterlo qua, così. Ok. E anche a lui proverei una bella smitragliata. Vengo dalla tua parte, Anna. Con grande attenzione. Pronti? Inquadralo bene. Allora, abbiamo terminato i colpi. Il signorino è talmente soffice, talmente agile, possiamo dire, che li ferma. Gli si attaccano. Perché questo? Perché la sua elasticità è molto molto alta. Proviamo ancora, guardalo. Vediamolo bene. Guarda, 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 guarda. Cioè lui praticamente, il signorino è un giubbotto antiproiettile. Soft air, ovviamente, ma ha la capacità di fermare e neanche far rimbalzare questi pallini. Guarda, guarda come si sono attaccati, guarda. Guarda. Difficile pure toglierglieli, eh. Beh, 50 euro, voglio dire. Vale quello che l'ho pagato, però, sono molto contento. Bisogna fare il test anche con lui. Io proverei anche a vedere se si motosega troppo facilmente, perché sarebbe un deal breaker. Insomma. Cioè, una motosega in mezzo alle gambe sicuramente non fa piacere, a nessun pupazzo estendibile, però... La mutanda poteva resistere un po' di più, gliel'abbiamo sgommata praticamente, non lo so. Vediamo l'allungamento, l'allungamento, raga, è un piacere. Cioè, è un piacere, guarda. Guarda che bello. Guarda come si deforma. Guarda che bellezza. questo qua. Questo qua è proprio bello, Direi di provare, a questo punto, col nuovo Giovannino. La nuova guardia dei Giovannini di tutto il mondo. Lui, 500 euro di pupazzo, allungabile. Potrebbe... Ah, c'era ancora qualche colpo. Potrebbe performare bene, potrebbe non performare bene. Proviamo a smitragliarlo e vediamo cosa succede. Avvicinati un po' al signor Giovannino. C'hai gli occhiali protettivi. Della fotocamera non ce ne frega niente. Se si rompe, cavoli suoi. Vado. Finiti i colpi, non finisce la speranza. Nuovo caricatore. Ok, vado. Allora, non so se tu riesci a vedere, ma rimbalzano perfettamente. Vedete? Cioè, rimbalzano proprio ottimamente. E qua possiamo fare una lezione di ricochet. Se noi fossimo precisamente davanti al manichino, i proiettili che rimbalzano potrebbero rimbalzare contro di noi. Invece, mettendoci a un angolo di 45 gradi con la superficie, cosa succede? Che rimbalzano dall'altra parte. Non so se riuscite a vederli, ma... Cioè, tu ti puoi anche avvicinare, non succede nulla, È fisica. Vai, 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 vai.
Avvicinati, avvicinati, guarda. Vedi? Vanno tutti di là. Vedete? Non ce n'è uno che va dall'altra parte. Ah, la fisica. Che cosa succede? Sono contro la luce? Rompevo le balle, eh? È normale. Andiamo a vedere, aspetta, aspetta, andiamo a vedere però. Andiamo a vedere, perché a me sembra che sia stato perfetto, cioè gli abbiamo sparato tantissimo. È come nuovo. Dove ci ricordiamo? Altri bersagli che dovevano resistere parecchio, che abbiamo provato a sparare con le armi soft air, invece erano crivellati, quindi il signorino qui... Bisogna trovare qualcosa con cui distruggerlo. Cioè, sembra essere indistruttibile, ragazzi, eh. Faccio vedere anche... No, perché ho tolto gli occhiali. Rimetto subito gli occhiali. E proviamo subito anche con questa, da vicino. Vediamo. Niente. Niente, non gli succede. Guarda, è liscio. Come la pelle di un neonato. È perfetto. Non lo so. Qualcosa dobbiamo trovare per far esplodere anche lui, eh. Ah, tra l'altro, faccio vedere anche una cosa, guarda. Avvicinati. Avvicinati a lui. Guardate qua. Questo l'ho già provato prima perché volevo... Guardate. È resistente anche a questo. Cioè, è potente, eh. Bisogna trovare qualcosa con cui distruggere la tossicità di questa bestia. Cioè, è talmente duro e forte e prepotente che non c'è niente che io abbia in mio possesso al momento che possa scalfirlo. Come possiamo fare? Ovviamente pupazzo allungabile e indistruttibile sarà il suo nome, ma anche il signor Giovannino numero 2. Per oggi però ci dobbiamo fermare. Grazie di aver assistito a questo video. Mi raccomando, seguite anche il prossimo. E Lion out!